Innanzitutto siete molto soddisfatti per i risultati conquistati nella classifica stilata da Eduscopio? Sì, effettivamente i risultati ottenuti anche quest'anno con Eduscopio 2020 riempiono di soddisfazione tutti coloro che lavorano da anni in questo istituto per garantire un'offerta formativa, quindi una formazione, una preparazione per i nostri ragazzi che sia efficace e immediatamente spendibile, sia nel mondo del lavoro che a livello universitario. Essere arrivati primi a livello provinciale per noi è una gratificazione rispetto al lavoro che da tanti anni portiamo avanti e agli investimenti che facciamo sull'alternanza scuola-lavoro. In particolare la collaborazione stretta che abbiamo portato avanti con il territorio, con le ditte locali, consentono ad una scuola inserita in un territorio così limitato come la nostra di collocare immediatamente i nostri studenti in uscita dal nostro istituto. Voglio ricordare che a Lovere anche il liceo linguistico si è classificato primo a livello provinciale secondo i dati di Eduscopio ed è la testimonianza che le scuole del territorio stanno lavorando nella giusta direzione per garantire il successo dei nostri studenti. Per quanto riguarda l'Ivan Piana, anche quest'anno propone ai genitori la presentazione dell'offerta formativa. Pertanto quest'anno la novità consiste nel fatto che faremo il nostro Open Day online. Sul sito dell'Istituto Ivan Piana, www.ispiana.edu.it, trovate i link per potervi collegare nel nostro incontro online il 5 dicembre 2020. Continueremo ad entrare nelle scuole secondarie di primo grado col nostro team orientamento e i nostri ragazzi per presentare l'offerta formativa. Naturalmente anche in quel caso saranno delle videoconferenze e continueremo a garantire sempre online i microinserimenti. È un lavoro nuovo che comunque ci riempie di entusiasmo perché il nostro obiettivo è sempre quello di far arrivare a tutte le famiglie corrette ed ampie informazioni su tutto quello che l'Ivan Piana ci offre. E quest'anno invece con l'educazione civica? La grande novità di quest'anno, su cui tutte le scuole a livello nazionale stanno lavorando, è l'introduzione di una nuova disciplina, ovvero educazione civica. All'interno dell'Ivan Piana abbiamo costituito un team di lavoro, una commissione, che ha predisposto un percorso per tutte le classi, scegliendo ed individuando delle tematiche mirate in base all'età e ai bisogni dei ragazzi. Per cui se nelle classi prime ci saranno degli incontri mirati soprattutto all'ambiente, alla raccolta differenziata, alla conoscenza del comportamento che uno studente deve tenere in internet, visto che stanno lavorando in didattica a distanza, invece ad esempio nelle classi del triennio si apriranno delle conferenze con persone che da remoto daranno ai nostri studenti delle informazioni, ad esempio sulla mafia, sulla Costituzione, sul valore della cittadinanza, sul comportamento, sui diritti e sui doveri del lavoratore. Quindi tutto costruito affinché i nostri ragazzi possano acquisire tramite questa disciplina degli elementi spendibili nel loro futuro e nella loro vita di tutti i giorni.